Sei già partito? Fagli la panoramica, fai tutto un giro. Certo. Qui ci troviamo nel cuore del Parco di Veio. È una meraviglia che è rimasta più o meno tale da quei 4-5 mila anni a oggi. Una zona assolutamente antropizzata, ma antropizzata bene, da gente che sapeva vivere e non quello che facciamo noi. Certo, erano un po' di meno come numero, però era gente che sapeva vivere. E francamente, a vedere i tanti filmati che ci fanno vedere oggi e che sono veramente una meraviglia, su quei bellissimi programmi televisivi. Quello laggiù è uno dei 7 mausolei, ecco, del territorio di Formello. Esattamente. Là dentro ci sono una serie di tombe etrusche che sono state scavate già da Stefani e anche da Luciani già attorno al 1900 e che poi sono state lasciate così. Lo stesso vale per quel cono sulla sinistra in fondo, proprio in fondo dove arriva l'orizzonte, che è uno dei coni del vulcano di Veio Formello, dove quasi all'apice, vicino a dove c'è la bocca di emissione, è stato trovato nel 1917 da Luciani, anche quello, il cosiddetto cratere di Formello, ma cratere inteso non come cratere vulcanico, ma cratere di cotto, dove c'è l'alfabeto. Diciamo, è stato possibile studiare l'alfabeto etrusco, perché c'era la stessa iscrizione anche in alfabeto greco. Esattamente. E quindi ecco, hanno potuto cominciare a correlare. Come ha funzionato, come la famosa stele di Rosetta. Esatto, perché sennò non sarebbero riusciti, e in questo dobbiamo ringraziare Napoleone e ovviamente quel grande archeologo dell'Ottocento, di fine Settecento, inizio Ottocento, che è stato Champollion, del quale si dice che aveva la faccia da antico egiziano. Detto questo, no, soprattutto vediamo il cervello e le conoscenze delle lingue antiche. Esattamente. Esattamente. Che ha potuto tradurre in maniera esatta le iscrizioni geroglifiche. E bisogna capirle, cazzo, perché è chiaro, no, le iscrizioni geroglifiche della stella di Rosetta non sono tutte, e sono una minima parte oltretutto. Va bene, veniamo a noi. Sì, allora, tanto per capirci, abbiamo preso una pausa di riflessione dopo la mia denuncia, cioè la denuncia contro di me, della quale aspettiamo ansiosamente gli esiti. E certo, appunto per l'accusa di vilipendio del capo. Abbiamo parlato male di uno che si meriterebbe ben altro. No, di essere fucilato alle spalle. Sì, no, alle spalle è troppo poco. Minimo. Ecco. Allora, eccoci qua, sempre i soliti noti, siamo sempre noi. Sì. Stiamo diventando sempre più noti, diciamo la verità, perché ovviamente ecco qua, questa hanno è imparato una, e questa è un'altra lezione. Allora, diciamo che una di queste due la dobbiamo alla penna del nostro avvocato, che dobbiamo citare, avvocato Maurizio Cerchiara. Certamente. Ovviamente. Perché ha fatto rilevare un fatto diciamo abbastanza secondario, ma non irrilevante. Perché? Perché noi abbiamo diciamo ormai da quasi un decennio è iniziato questo nostro diciamo itinere di denuncia, diciamo, del regime. Chiamiamolo iter, perché si dice in itinere. In itinere. Iter. Iter, chiedo scusa. Vabbè, prosegui. In itinere è l'ablativo, ovviamente. Mi è scappato in ablativo. Vabbè, ti è scappato. Allora, mi dicevano a proposito, me l'ha detto un caro amico che si chiama Nando, che mi ha telefonato ieri dicendomi tante cose e che anche tu hai conosciuto, perché venne alla conferenza organizzata dall'amico Raffaele Cavaliere. Uh-huh. E Nando mi citava il caso della enorme risonanza della cagata di Iva Zanicchi in televisione, che poi non è una cagata, poverata, gli è scappata, non è mica una ragazzina.
che ha visto, che è stata vista da ben 18 milioni di persone. Allora, se questi 18 milioni di persone vedessero le nostre denunce, forse sarebbe il momento più istruttivo della svolta. Il popolo italiano, invece di essere un popolo di eterni bambini, potrebbe iniziare l'iter di maturazione. Allora, adesso nel pomeriggio o in serata metteremo ovviamente online sia il testo su albamediterranea.com e gli altri siti web dove si può anche scaricare il materiale per poi riutilizzarlo se uno vuole, se mai uno volesse. Invece di grattarsi i coglioni, lamentarsi e piangere, esatto, qua e là, possibilmente anche nel confessionale, perché questi vanno a piangere nel confessionale, dove ovviamente giustamente il prete gli dice: e se vuoi la soluzione, bacia pure questo cordone. Allora, noi il 18 novembre del 2011, cioè 5 anni fa, abbiamo depositato all'epoca, proprio nel momento del fatto, una denuncia contro Giorgio Napolitano e compagnia cantante per colpo di Stato nei confronti del governo Berlusconi, che era stato dimissionato senza nessun motivo. Oggi si sa perfettamente tutto. Allora, oggi si sa perfettamente tutto, tant'è che Alan Friedman, che è noto opinionista geopolitico di fama internazionale, ha scritto un libro in cui riporta più o meno le nostre tesi d'allora. E sì, noi ovviamente non diceva queste cose. Alan Friedman era il non plus ultra, era l'Hemingway del ventunesimo secolo. Adesso è sparito, ma dice no, ha detto delle cazzate. Allora, Alan Friedman. Allora. E noi abbiamo quindi riposizionato la nostra precedente denuncia con l'aggiunta di questa qua, di questa nuova, in cui denunciamo appunto l'ex Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, l'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, l'ex Presidente della Repubblica Francese tal Nicolas Paul Stéphane Sarkozy de Nog Boxa. Sicuramente un erede delle famiglie gratificate dal grande Fugger, su cui noi abbiamo fatto alcune nostre considerazioni di recente. Questi il patronimico lo cambiano in continuazione, sì, ma la discendenza non la perdono mai. Tale mamma, via mater. Sempre. Allora, e poi un'altra signora che si chiama cancelliera della Germania, Rebecca Dorothea Kastner, che però si fa chiamare Angela Merkel. Anche lei stranamente cambia i nomi, non si capisce perché. È vero, queste persone, ti ricordi, hanno la necessità di cambiarsi il nome. Conoscere e vorrei chiedere a chi ci sta guardando: chi è che normalmente deve cambiare cognome e nome? È normale. Allora, chi ha la coscienza sporca? Punto, la risposta è questa. Non la dovevi suggerire, e ricordatevi come si chiamava il presidente Ford degli Stati Uniti. No, aspetta, a questo proposito poi faremo un altro video in cui dimostriamo che 32 presidenti di quelli che hanno avuto i cosiddetti stati liberi dell'Unione Americana, democratica e quant'altro, a misura d'uomo, che vogliono la felicità dell'uomo, 32 sono parenti fra di loro. Certo. Chi più, chi meno, senza citare, certo, Delano Roosevelt, Franklin Delano e l'altro, non mi ricordo mai, quello di fine inizio Novecento, il padre. L'altro Roosevelt, non è il padre. Era il padre. No. Il Roosevelt della conquista di Cuba non era il padre. Era il Tant'è padre. Vero che non si prestava alle operazioni poi, di questi poi, signori, poi te lo dimostro, fu messo in disparte. Poi te lo dimostro, vabbè. Ecco. Theodore Roosevelt, esattamente, Theodore Roosevelt. Tutta una dinastia dei Roosevelt che si chiamavano in un altro modo anche loro. Roosevelt. Si chiamavano anche prima si chiamava ancora Rosen Brown, e si chiamavano anche ora in altro modo, i cavalieri della rosa. Ecco. Va bene, allora, ecco, detto questo, noi abbiamo fatto appunto un elenco delle varie gli abbiamo fatto le pulci e fatto un elenco dei reati che si ravvisano in tutto questo. Tralascio tutto, diciamo, l'analisi e la... Se gli amici le vogliono vedere, poi se le vanno a leggere. Eventualmente va. L'altra invece è più recente. Allora, che è successo? Ah, fra l'altro qui
c'è anche il link per andare a scaricarsi, se uno vuole, la denuncia che facemmo appunto il 18 novembre del 2011, così capisce che c'è una divenire, continuità. E noi non ci siamo caduti, anche perché avevamo captato subito l'essenza di questi comportamenti. E l'altra cosa invece, come dicevo, l'altra denuncia che abbiamo depositato oggi, eccola qui, così non si può dire che diciamo cazzate. Eccola qui. Ecco, questo è contro il signor Giuliano Poletti, la signora Franca Biondelli, la signora Teresa Bellanova, signor Luigi Bobba, signor Massimo Cassano ed altri. Tutte le associazioni, gestori, professionisti, assistenti sociali e responsabili a qualsiasi titolo delle case famiglia nel cui comportamento siano ravvisabili le fattispecie di reato sotto evidenziati ospitanti minori, immigrati, clandestini o come variamente descritti e definiti. Fai riferimento, in modo tale che i nostri amici lo sappiano, allora, alla recente trasmissione televisiva. E ovviamente eccola qua, trasmessa eccola qua, in ore, dove la gente non va più va a letto e non li va a vedere, però in ogni modo il link è qui e basta che tu lo citi, perché chi vuole avere e che c'è passato in questa terribile esperienza è bene che vada a vedere. Allora, che è successo? Che le Iene. Che le Iene hanno fatto un servizio fra gli altri dell'altro ieri, del giorno 20 marzo, alle 22.30 circa, in cui si faceva l'analisi di un fatto scioccante, cioè che alla stazione Termini stazionavano, guarda un po', alla stazione stazionavano giustamente, esatto, giustamente una pletora di bambini. Alla stazione si staziona. Mi ricorda la famosa poesia, no? Alla stazione di Monza il treno ronza, hanno ucciso il re con palle tre. Bravo, bravo, questa non me la ricordavo, vedete, roba. Ma risale a qualche decennio. Sì, fa. Sì, me lo ricordo vagamente. Il povero Brescia. Bravissimo, bravissimo. Che pochi sanno che fine ha fatto, gli hanno fatto fare. Gli hanno fatto fare una brutta fine. Peccato che è morto per conto suo. Sì. E mentre era rinchiuso in carcere. Il Brescia anarchico assoluto. Vabbè, nemmeno quello. Vabbè, anche... Non era molto assoluto, era molto relativo. Come ha documentato in un eccezionale libro. Umberto prima dava fastidio anche lui. Il grande storico. Andava eliminato anche. Quello andava eliminato perché andava fastidio a destra e a sinistra. No, ma soprattutto ammazzava la gente innocente. Esatto, e quindi... ma quella è stata accolta con grande senso di soddisfazione. Soprattutto il fatto che lui aveva decorato Bava Beccaris, quello che aveva sparato sul popolo. L'infame. Appunto. Allora, per tornare a noi... che è successo? Che questo servizio televisivo riprendeva e enunciava appunto alla gente, ai telespettatori, che c'era questa pletora di infanti o quasi infanti indotti alla prostituzione dalle case famiglia, diciamolo, non esageriamo. Ah no? No, non diciamo che tolleranti le case famiglia, perché lo sapevano benissimo cosa vanno a fare. E quindi che cosa è successo? Che questi signori del servizio delle Iene sono andati a intervistare quindi questi ragazzi che si prostituivano o spacciavano droga, dopodiché si sono fatti dire da dove provenivano, dopodiché ovviamente sono andati a queste case famiglia a relazionarli su quello che succedeva, e quelli non solo non ammettevano le loro colpe, ma neanche volevano sentire addirittura che cosa gli raccontavano. Appunto. Quindi evidentemente erano perfettamente a conoscenza della situazione. Erano a conoscenza ed erano complici. Esattamente. Se non stimolatori. In ogni caso, comunque, anche nei carenti del controllo che per loro dovrebbe essere obbligatorio, perché i bambini sono stati affidati proprio a queste case famiglia. Che posto peggiore non ci potrebbe essere? E lo sappiamo, noi abbiamo denunciato dal 2003, dal 2003, 13 anni fa, abbiamo denunciato le case famiglia, i presidenti dei tribunali dei minori, i cancellieri, i vari giudici, i magistrati, direttamente collegati, mi conoscono. C'è un processo in corso a Bari ancora dopo 13 anni e prima o poi qualcosa uscirà fuori. Sicuro. Vabbè, allora, tornando a noi, quindi il responsabile di tutto questo lerciume poi va sempre parte dalla testa, ovviamente. E chi è la testa in questo caso? Un emerito testa
di quello che, di Rapa, che si chiama, aspetta, che è talmente ignoto, testa di mandrillo, testa di mandrillo, senza offendere i mandrilli, però. Che si chiama, aspetta, Giuliano Poletti, il quale di professione dovrebbe fare il ministro, dice, sì. Si dice, il quale, però non lo sceglievano, e quindi questo per dire, insomma, che c'è tutta una filiera, chiamiamola filiera più che congrega, fino a che qualcuno dei magistrati un po' più degno degli altri comincia a fare un po' di chiarezza sulla questione. Potrebbe anche accadere. Ma questo è un complidino semplice, basta fare una redata, vai lì, acchiappi i ragazzini che stanno, perché non stai a scuola, perché non stai a lavorare, che cazzo fai qua, dove sta il documento tuo? Quindi che senza, fanno redate senza, di quello che gli pare, ma capito, di queste cose. No, vanno a rompere cazzo ai baristi che fanno lo scontrino da un euro invece che da un euro e dieci. Appunto. Ma andate a fare in culo, che cazzo, non se ne può più. Allora, la mia ipotesi era... Ma io se ero io il barista e mi facevano una verbale del genere, li prendevo a calci sulle palle finché non schiattavano le palle. Esattamente, avevi ragione. E dopo mi denunci per quello che vuoi, per lesioni, ma per quello, non perché io ho emesso uno scontrino sbagliandomi di battere da un euro. Manco non ho fatto lo scontrino, ho fatto lo scontrino da un euro. Tu, ma poi posso fare uno sconto io? Appunto. Beh, è una cosa da non credere. Cioè, io sarò, mi stai simpatico, ti faccio lo sconto. Appunto. Di 10 centesimi. Noi invitiamo tutti i baristi a non lasciare mai lo scontrino. Oltretutto. Seconda cosa. Andare a rompere il cazzo alle banche. Esattamente. Un milione, cioè 1.500, 2.000 miliardi di euro di evasione fiscale all'anno. Ma andate a fare in culo. È naturale. E che cazzo. Non solo. E conclusiamo dicendo che, puta caso, un qualche magistrato... A rapetto... che forse adesso concorrerà con noi per il Comune di Roma, l'hanno costretto alle dimissioni perché aveva acchiappato quelli della mafia del gioco d'azzardo, mafia, perché più Camorra, mafia non può essere, e Sacra, li aveva beccati con 98 miliardi di evasione fiscale, l'hanno ridotti prima a 2 miliardi, dopodiché se non bastava l'hanno ridotti a 600 milioni, manco quelli hanno pagato. È naturale. Andare a fanculo. Allora, dicevo, c'è il rischio che un magistrato che vada in giro a fare delle ispezioni su questi, per questa prostituzione indotta dalla congrega che conosciamo, che abbiamo ampiamente descritto, può darsi che poi il magistrato, è già successo, si trovi che gli portano via i figli, qualcuno gli porta via i figli e lo scarica, no? In una casa famiglia, capito? Non è detto. O viceversa, qualche magistrato, come è successo qualche anno fa, che andando al cinema a vedere film erotici becca un ragazzino di 11 anni, lo beccano e lo graziano con tante scuse, come è successo già. Certo. Appunto. Questo per dire, insomma, no? Appunto. La giustizia che cosa è in Italia? Appunto. È una teoria puramente utopica. Quando gli italiani cominceranno ad uscire da minorità mentale e morale, e riusciranno a capire che il grosso guaio del sistema è un sistema giudiziario nato, costruito e elaborato in Sicilia nel 1943 in concomitanza... Accassibile, provincia di Siracusa, convento francescano del 1400. Quindi con la benedizione del Papa. Con il solito cordone, è naturale. Ovviamente, no? È chiaro. Non solo il cordone, lì c'è la benedizione della Camorra, della mafia, di quella siciliana, di quella americana. Sotto l'ombrello papale. Ma soprattutto papale e soprattutto agnellisca, agnellistica. È naturale. Ecco, ricordiamoci sempre che la Fiat era lì e non fu per evitare i bombardamenti, sì. E cedette il 40% delle azioni della Fiat alla signora General Motors già nel 1943. Esattamente. E quindi non è che la Chrysler è stata comprata dalla Fiat, no, è stata comprata dalla Fiat come interposta persona, perché l'antitrust americano è molto severo e certe cose non le fa fare in America. In America. In America. In Italia invece è un altro nome, è un'altra società. Se compra Chrysler e non c'è dumping, non c'è trust, no?
E quindi la Fiat non è stata bombardata per la stessa ragione per cui non è stata bombardata Auschwitz, ricordiamocelo bene. Tant'è che quando sono arrivati, allora bisogna fare. Vabbè, ma no, lì c'è da dire tutto. C'è troppo da dire, lasciamo stare. Non è caso ci sono arrivati per prima. Tutto da rifare, come diceva Bartali. Esattamente. L'è tutto da rifare. Va bene, cari amici, arrivederci. Ciao a presto, a presto. Abbiamo tutto.